Volevamo la partita, volevamo vincere. Primi minuti ce l'avevamo, poi abbiamo mollato un po', e loro ci hanno approfittato. Poi nel secondo tempo abbiamo uscito bene, le occasioni le abbiamo fatto. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, poi ci vuole anche un po' di fortuna. Si lavora tanto, la parte difensiva si lavora, siamo attenti, però non lo so perché questa sfortuna in modo difensivo, perché quando abbiamo la palla si vede che siamo una bella squadra. Il secondo tempo abbiamo fatto una bella partita, secondo me. Poi la squadra è forte, la squadra si sente bene. Peccato che questa vittoria fuori casa non è ancora arrivata. No, mi trovo molto bene a tutti e due modi. E il modo di giocare del mister è fantastico, quindi mi sento molto bene. Sappiamo tutti il giocatore che è Brienza, comunque lui è un giocatore che marca la differenza in qualsiasi momento. Poi quando ha la palla ai piedi si risalda troppo. Noi che stiamo giocando lì in mezzo campo, il nostro compito è dare la palla ai piedi, poi lui fa il resto. E ancora ci manca questa forza mentale di rimanere sempre forti, di stare sempre con la testa alta, senza importare se siamo in casa o siamo fuori casa, di andare avanti, di avere il coraggio di avere la palla. Poi oggi secondo me nel secondo tempo abbiamo uscito con la testa alta e abbiamo fatto delle occasioni molto 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 belle. Il primo gol secondo me era fallo su Giombe perché lui spinge, poi sul secondo gol non l'ho visto bene, però pensavamo che era fuori gioco. Poi no, sul primo gol era giusto protestare, sul secondo poi è andata così, non l'ho visto bene. Ancora abbiamo questa rabbia dentro. Ce l'abbiamo ancora perché questa vittoria niente che arriva fuori casa. Quindi siamo un po' felici perché non si è perso. Però tifosi, tutti, la squadra si merita di vincere una partita fuori casa.